Buonasera a tutti. Bene, sono felice di parlare di questa fotografa, è per me molto emozionante e finalmente parlo di lei. E abbiamo già cominciato a accennare della sua figura in questi ultimi mesi attraverso un bellissimo progetto che l'associazione Confluenze ha voluto portare avanti, che parla appunto di Senigallia e la fotografia, e appunto poi in ottobre, o comunque insomma alla fine dell'anno più o meno, ci sarà finalmente questa mostra. Quindi credo che sia un momento importante questo, perché questa fotografa è purtroppo stata un po' dimenticata, e capita, e nel senso che comunque la fotografia è fatta così, ci sono dei momenti di gloria per i fotografi e poi anche di decadenza, di oblio, insomma ognuno ha un po' la sua storia. E Maria Spes Bartoli rischiava comunque di tornare un po' nel dimenticatoio, invece attraverso soprattutto il lavoro di conservazione da parte della famiglia, nonostante comunque terremoti, problemi vari, eccetera, il materiale è arrivato fino a noi. Quindi, come al solito, intorno agli archivi che continuano a vivere c'è sempre l'affetto di qualcuno che vuole continuare a far vivere la fotografia. E Serge, appunto, che ha curato tutto questo evento, ha scritto: la fotografia è la più bella delle collezioni. Assolutamente vero, condivisibile, perché è oggettivamente una collezione che ci permette di emozionarci. E questa quindi è una piccolissima premessa, diciamo, a quello che è il lavoro di Maria Spes Bartoli. Maria Spes Bartoli è una fotografa che nasce a Senigallia nel 1888 e vi mostro brevemente il suo albero genealogico, perché così capite facilmente appunto come è stata Senigallia, perché eccetera eccetera, con questo piccolo schema. Allora, Maria Spes era figlia appunto di Mediamino Bartoli e di Maria Speranza Clerot, ma soprattutto loro erano imparentati con Ignazio Bartoli, che è stato il vescovo di Senigallia per lungo tempo, perché fino alla sua morte, 1896, è stato vescovo di Senigallia. È stata una personalità, il vescovo, molto importante, perché ovviamente, qui si parla, ha studiato al Collegio Campana, è stato rettore del Collegio Campana, ha fondato il Collegio Bartoli di Senigallia e lo ha aiutato Pio IX. Quindi anche qui insomma un legame proprio con la nostra città, insomma, molto importante. E poi appunto è stato vescovo. E Maria Spes nasce a Senigallia. I genitori però, che pensavano di poter riuscire ad ereditare, questo è appunto Ignazio Bartoli, il vescovo, pensavano di riuscire ad ereditare tutto quello che appunto questo zio avrebbe lasciato a suo padre, e in realtà non lascia nulla alla famiglia, lascia tutto quanto alla curia. E quindi questa cosa crea comunque dei problemi nella famiglia, anche da un punto di vista diciamo economico, per cui per questo motivo la famiglia si sposterà quando Maria Spes è ancora abbastanza piccola a Tolentino. Questi sono i genitori di Maria Spes. E diciamo che la fotografia nel mondo di questa donna è stata presente da sempre, perché il padre aveva proprio questa grande passione per l'immagine e aveva importanti contatti con gli studi fotografici di Senigallia, ad esempio i Vidau, piuttosto che i Simoncelli, eccetera. E quindi lui aveva, il papà di Maria Spes, che è questo signore, aveva imparato la fotografia fondamentalmente dai Vidau, e questo gli permette proprio di, a Tolentino, aprire un suo studio fotografico. E questa è la fotografia appunto di Maria Spes insieme a suo padre.
E quindi lei comincia proprio ad entrare nel mondo della fotografia sin da giovane. Ora, che cosa facevano le donne negli studi fotografici? Questo è molto interessante. Tra l'altro ho scritto proprio di questo su un testo che è contenuto in una pubblicazione che adesso è stata presentata al Salone del Libro di Torino e, per il Consiglio regionale, e che parla appunto delle donne, e delle donne comunque in vari ambiti. Io mi sono occupata della fotografia e quindi ho raccontato proprio cosa facevano le fotografe durante il Novecento e specialmente le prime fotografe del Novecento. E vedete qui Maria Spess, che è questa ragazza seduta davanti a questa cosa strana, e che sta lavorando al ritocco e alla colorazione delle lastre fotografiche. E, generalmente si dice che all'inizio del Novecento le donne facevano prevalentemente questo negli studi fotografici. In realtà non è vero, nel senso che le donne facevano tutto, come facevano tutto gli uomini. Semplicemente però c'era allora questa disparità importante, no? Questa organizzazione della famiglia che vedeva l'uomo comunque come insomma, il capofamiglia, il direttore generale di tutta la famiglia. E, però appunto le donne, qui vedete tutta la famiglia Bartoli, venivano comunque impiegate come gli uomini, e quindi Maria Spess fondamentalmente impara tutte le attività che si svolgevano all'interno del suo studio. E, quindi dalla ripresa alla fase di stampa, alla fase di ritocco, confezionamento, vendita, bla bla bla, tutto quanto. E questo sarà per lei molto importante perché le permetterà nel 1924 di diventare la prima fotografa italiana e anche marchigiana ovviamente, che ebbe uno studio fotografico a lei intestato e che è una cosa straordinaria per i tempi perché, come dicevo appunto poco fa, le donne non venivano considerate nel mondo della fotografia. In realtà, tornando a questo scritto che si intitola Parole maledette, questo libro che parla delle donne e di come comunque le donne avevano accesso o non accesso nel mondo del lavoro, si capisce che comunque le donne erano un po' escluse da molti ambiti o comunque la storia in generale, questo è un po' il sunto di questa pubblicazione, dovrebbe essere sicuramente riscritto da molti punti di vista perché tante donne hanno fatto la storia ma non compaiono sui libri di storia. E quindi questo primato per Maria Spess Bartoli è veramente molto importante perché sta appunto a significare che già nel 1924 una donna era in grado, ovviamente, per noi oggi è ovvio, di portare avanti uno studio fotografico sotto ogni punto di vista e gestirlo in maniera comunque eccellente. E se poi appunto pensiamo che Maria Spess è nata a Senigallia, questo primato è ancora più importante perché la sua storia è a doppio filo legata con la storia della città. Le sue attività fotografiche lo sono in particolar modo, allora, in parte per le fotografie che sono conservate. Io sto ancora studiando, la ricerca è ancora in atto e quindi ci sono ancora materiali che vengono pian piano tirati fuori, visionati, eccetera, eccetera, ed ora verranno poi pian piano pubblicati. Però era interessante ricordare che nell'archivio di Maria Spess Bartoli sono presenti anche dei diari, perché dal 1915 fino al 19
sono conservati degli nell'archivio dei diari che vanno dal 1915 al 19 e che raccontano la vita quotidiana di questa donna. Sono diari strepitosi, perché comunque il racconto che viene fatto è legato alla vita quotidiana, al periodo della guerra che ovviamente insomma in quegli anni si stava svolgendo anche nelle Marche e di cui appunto Maria Spes risentì moltissimo, perché la sua famiglia, il padre e il fratello, che erano i due uomini che reggevano l'archivio, che reggevano lo studio fotografico, vennero chiamati in guerra, quindi lei si trovò per un lungo periodo a dover gestire non un solo studio, ma due studi, quindi quello di suo padre a Tolentino e quello di suo fratello a San Severino Marche. E, per cui in questi diari lei racconta la vita quotidiana, la guerra, racconta la fotografia nei dettagli, perché comunque ci sono intere pagine in cui ci sono annotazioni tecniche su come lei realizzava queste stampe, che tipo di carte o di lastre utilizzava, che tipo di, diciamo di relazione aveva con i suoi clienti. Poi c'è la sua storia d'amore con quest'uomo che poi lei non sposerà, perché vabbè, c'è tutta una storia d'amore veramente anche molto insomma, particolare. E, racconta di Senigallia, racconta comunque dei suoi ritorni a Senigallia in alcuni periodi. Ci sono delle fotografie di Senigallia sue e altre che non sono sue, ma sono sempre relative alla città. Quindi questi diari sono una fonte preziosissima di informazioni da ogni punto di vista. Quindi io credo che sarà interessante appunto studiarlo, non soltanto per chi si occupa di fotografia, ma anche proprio di storia locale o comunque della storia in generale. E questa è un'altra cosa meravigliosa. Maria Spes è anche... Ecco, questa era una cosa che volevo aggiungere. Allora, qui vediamo una carta visite, il verso di una carta visite, di una fotografia, praticamente la parte dietro della fotografia, di un altro studio, che è il Vidau di Ancona. E, quando io ho cercato di capire se effettivamente Maria Spes era oppure no la prima fotografa nelle Marche e in Italia ad avere il suo studio fotografico, controllando anche i dati delle camere di commercio, eccetera, e mi sono anche imbattuta nella storia di quest'altra donna, che è Giovanna Scatizza. E questa Giovanna Scatizza, in Vidau, era la moglie di Ruggero Vidau, che aveva uno studio ad Ancona. Dico questa cosa perché c'è un documento che dice che Giovanna Scatizza Vidau ha aperto questo studio nel 1911 ad Ancona. In realtà la cosa interessante è che, tornando al discorso delle donne e di come le donne venivano considerate o non considerate, in questo caso dagli uomini, nelle attività commerciali, vede la presenza nel documento di un istitore. L'istitore è colui che ha la qualifica di dirigente dell'impresa commerciale, vi leggo proprio che cosa c'è scritto nel documento, e che di fatto legalmente ha il potere di gestione e rappresentanza su un'attività. Quindi in definitiva che cosa è successo nel 1911? Che questa Giovanna, fu una sorta di prestanome per il marito Vidau per aprire il suo studio. Quindi questo è importante perché, come vedete anche da queste carte visite, non solo il nome di questa persona, quindi Giovanna, viene messo puntato, ma pure il suo cognome. Quindi che cosa doveva comparire fondamentalmente? Vidau, il nome del marito.
Quindi questo magari è un piccolo cavillo, forse gli storici, no, gli storici possono capire bene questa cosa di cui vi sto parlando già da qualche minuto, magari per gli altri può sembrare meno importante, però vi assicuro che lo è, perché oltre a parlare appunto delle donne nel mondo del lavoro, chiarisce il fatto che la Maria Spes Bartoli è in realtà la prima vera fotografa che ha avuto questo studio. E quindi questo è un altro aspetto importante. Maria Spes, ecco, qui vediamo altre cose. E qui la vediamo davanti alla sua attività, appunto davanti a questo suo negozio che si trovava nel centro di Tolentino. La sua figura è interessante per molti motivi. Quindi pensiamo alle attività dell'atelier, che è la prima cosa insomma che ci viene in mente. Questa è un'immagine dell'interno dell'atelier, e dove appunto si attendevano per poter poi avere il proprio ritratto, si facevano le pose, eccetera, eccetera. All'inizio del Novecento, comunque fino agli anni 30 sicuramente, gli studi fotografici erano appunto dei luoghi dove si andava a fare la fotografia del matrimonio piuttosto che del bambino che era appena nato, non molto di più. E i fotografi non uscivano molto spesso dagli studi, quindi le foto sono principalmente fotografie di ritratto, tipo questa, se non avevo già fatto vedere altre immagini appunto. Invece è interessante vedere come in questo archivio ci siano anche delle fotografie fatte al di fuori delle quattro mura dello spazio dell'archivio, e quindi sono scene di vita quotidiana, sono scene comunque legate al lavoro in generale, diciamo molto tiepide, perché comunque siamo ancora nell'ambito quasi pittorialista, se vogliamo, delle rappresentazioni. Però qui già per esempio vediamo Vittorio Emanuele, quindi insomma c'è un'attenzione alla narrazione della storia attraverso la fotografia che insomma diciamo non guasta. Qui per esempio una festa, qui adesso appunto sono ancora fotografie, stiamo lavorando, quindi insomma non sono delle grandi definizioni a volte. Però insomma per farvi un po' capire i vari tipi di immagini che si trovano. E questa è la normalità dello studio fotografico e del lavoro fotografico dei fotografi di quegli anni. Una cosa invece che caratterizza il mondo della Maria Spes è il fatto che lei ha per lungo tempo realizzato degli autoritratti, quindi delle fotografie che sono state scattate da lei per lei, di cui lei non ha mai parlato comunque nei suoi diari, e che probabilmente non ha mostrato, no, che non ha mostrato al di fuori della sua famiglia, ammesso che lo abbia fatto, e che la ritrae in maniera molto bella, molto elegante, anche comunque molto diciamo in linea con quello che era che erano le scelte stilistiche di quel periodo, in vari momenti. E questo è molto interessante, perché oggi siamo assolutamente abituati sia a vedere migliaia di selfie al giorno, ma qui siamo veramente in un'altra dimensione, ma comunque diciamo che da un certo periodo in poi l'autoritratto entra a far parte di quello che sono i soggetti della fotografia artistica. Ma qui stiamo veramente parlando degli anni 20 e di un lavoro molto privato su se stessa. Quindi un utilizzo della fotografia fatto comunque, cioè sono gli arbori insomma della fotografia d'autoritratto, non so come dire, perché lei appunto si organizzava, si vestiva, si truccava, eccetera, eccetera, per potersi poi ritrarre con abiti diversi, con atteggiamenti diversi, con pettinature diverse, però comunque un lavoro su di sé.
E quindi qui entra anche il discorso comunque psicologico, no? Una ricerca di se stessa all'interno delle fotografie. E, questo è interessante perché ci parla anche di una figura che sicuramente da come scrive, da quello che scrive, è molto irrequieta, molto, insomma, molto particolare, una donna che certamente insomma, ha avuto anche un'attività intellettuale importante, che ha avuto anche una vita particolare, perché comunque dicevo prima ha avuto questo fidanzato, non si è mai sposata, non ha avuto figli, e tutto questo appunto in un periodo in cui tutto questo, queste scelte erano, non so, fuori dal mondo quasi, possiamo dire. E il fatto che appunto abbia avuto questa attività fotografica da sola in anni in cui lo facevano gli uomini, cioè si mette tutto insieme e viene fuori appunto questa figura che io insomma apprezzo veramente tantissimo, che vediamo appunto in altre fotografie, tra l'altro un volto molto particolare. E, Maria Spess peraltro era una grande amante del teatro, e questa era un'altra passione che comunque condivideva con la sua famiglia, con parte della sua famiglia. E qui ad esempio, ah no, questa è una foto che fece lei, ma non di attrici di teatro, insomma di ragazze di un teatro, ma no. E qui appunto la vediamo con suo fratello e sua cognata, se non sbaglio, in questo piccolo set inventato a suonare, insomma. E lei amava moltissimo il teatro e anche la musica classica, per cui di questo comunque parla dei suoi diari e racconta anche proprio di come a Tolentino si impegnassero, eccola qua vestita da uomo, ci sono diverse foto in cui lei è vestita da uomo in teatro, quindi fa delle parti maschili. E questo è suo padre, e uno di questi due dovrebbe essere suo fratello, forse no? Non riesco a vedere bene, comunque insomma erano molte le attività teatrali che si facevano a Tolentino. Per giunta Tolentino, se non sbaglio, ha due teatri, e al teatro Paolo Ferreri mettevano appunto in scena diverse comunque opere teatrali in cui Maria Spess ha recitato. E poi tra l'altro facevano anche dei piccoli, chiamiamoli tour, nella zona comunque delle Marche, per andare appunto a rappresentare in giro per anche in altri luoghi queste rappresentazioni. Ah, una cosa interessante che non ho detto prima a proposito del suo lavoro è stato il fatto che lei ha avuto per lungo tempo anche un assistente che era un uomo, quindi cioè il contrario di quello che normalmente succedeva in quegli anni, che fu appunto questo Maglio Santilli, un fotografo che poi apprese comunque il lavoro della Maria Spess e poi insomma divenne fotografo anche lui. Tra l'altro lei è stata anche insegnante di un altro fotografo che è di San Severino, scusate ma non mi ricordo più, Remo Scuriati, scusate, e che era un fotografo, prima pittore, poi fotografo di San Severino, e Maria Spess praticamente gli insegnò proprio a fotografare. E ci sono appunto a San Severino anche lì conservate diverse fotografie sue realizzate di ritratti fatti a lei da Santilli. E poi appunto, vabbè, sono molte le cose da dire, perché davvero una figura proprio bella, interessante da tanti punti di vista. E qui vediamo appunto altri scatti legati all'attività teatrale sua e non. Questa è una fotografia, questa è lei vestita da uomo e non so che cosa stessero rappresentando. Qui vediamo appunto altri scatti, e qui questa è Maria Spess vestita, questa è altra immagine, sì.
Sono bellissimi, sono delle fotografie molto molto belle. E poi appunto è interessante proprio pensare a tutta l'attività teatrale che aveva, a questo interesse comunque in generale per la cultura, per la musica, tantissimo insomma. Questa è un'immagine che mi piace moltissimo ed è un abito carnevalesco e che lei si è cucito da sola. Questa cosa lo so perché sua nipote Alessandra, che appunto conserva tutto il suo archivio, e mi raccontava appunto che da bambina questo vestito ancora esisteva a casa sua. Poi dopo con il terremoto credo che non l'abbia più vista. Ed è appunto un abito particolarissimo in cui lei era vestita da farfalla. Però ecco, sono cose molto molto appunto molto particolari, che insomma sono veramente delle chicche secondo me. E altra cosa che volevo dire, che mi sembra sempre molto importante, è il fatto che questa fotografa, come vi dicevo all'inizio, era stata dimenticata. E io ho trovato per caso su un banco di un antiquario una pubblicazione dove si parlava anche di lei. E quindi certamente va ricordato il lavoro di uno studioso che appunto ha parlato di lei e che è scusate, ma non tutte le informazioni. Ok, Alberto Pellegrino, che nel 1999 ha lungamente appunto scritto proprio su di lei, ha raccontato la sua storia. E questo mi aveva veramente affascinato perché parlava solamente dell'aspetto fotografico, poi tutto quello che è il discorso dei diari, il teatro, eccetera, eccetera, sono cose che sono venute dopo, che insomma quando ho cominciato la ricerca sono venute a galla pian pianino. Ed è molto importante anche il lavoro di Vanessa Sabatini, che stasera non è potuta essere qua con noi e che però è una bravissima studiosa di storia. E lei ha contribuito a scrivere la breve biografia di Maria Spes Bartoli nel dizionario biografico delle donne marchigiane, che è stata curata da Pupilli e Severini, pubblicata nel 2018 e da parte appunto dell'Associazione di Storia Contemporanea di Senigallia. Quindi tutti questi pezzettini di Senigallia che si rimettono insieme e che tornano, per cui credo insomma sia anche molto bello questo aspetto. E poi qui abbiamo ancora delle fotografie fondamentalmente della sua vita privata, che forse insomma sono fra le più interessanti. Questa per esempio la trovo particolarmente bella e da un punto di vista proprio degli abiti, cioè di come si vestivano, di com'era lei, questo fisico asciutto, questa donna che insomma descrivono come molto alta, molto magra, questo naso particolare. E poi quest'altra fotografia che mi piace moltissimo, che rappresenta lei a cavallo in un luogo vicino, insomma, vicino a casa sua, e anche qui insomma viene trasmesso proprio l'idea di una donna davvero fuori dalle righe, per fortuna, perché sono le donne fuori dalle righe che cambiano le cose. E, per cui ecco, sono moltissime poi le cose che si possono aggiungere e veramente vediamo anche che cosa si potrà fare per la trascrizione, forse integrale, per quello che sarà possibile, di tutti i suoi diari, che sono insomma ci sarebbe moltissimo comunque da trascrivere. E per questo appunto, per le fotografie, per tutta la sua intera storia,
Io ovviamente vi rimando a quello che sarà l'esposizione che si farà appunto verso la fine dell'anno e che vedrà proprio Maria Spes tornare nella sua città natale. Quindi io vi ringrazio, spero che veniate alla mostra che si farà. Grazie.